Ciao a tutti, Tarta Sportivi di Tarta Sportivi, sono Aldi Stein e finalmente è tornato il campionato. Oh, quanto ci è mancato! E come l'abbiamo ritrovato? Me l'abbiamo lasciato al primo posto con una grande vittoria in casa. C'è niente da fare, in casa ormai siamo imbattibili. 3-0, tre grandissimi gol tra l'altro. Prestazione secondo me buona di tutti, tutti. Mi sono piaciuti veramente tutti. La novità di questo campionato è il VAR, perché è maschile, quanto è l'acronimo di tre parole in inglese, che non vi sto a dire che non mi ricordo manco io, che sono maschili, quindi il VAR, non si dice la VAR come dicono molti, è sbagliato, è il VAR. E questo VAR, se devo dire la mia onestamente, non è che mi piaccia tanto come viene applicato. Poteva essere una buona cosa se veniva data la possibilità magari di poterlo richiedere alle squadre quando deve essere applicato, non che deve restare, perché secondo me non cambia niente. Sì, l'arbitro ha la possibilità di vedere il filmato, ma è sempre lui che decide. Onestamente, e si sa, persino noi, anche il lunedì quando rivediamo le immagini, possiamo rivedere 50 volte. Io la vedo in una maniera e tu la vedi in un'altra, è sempre così. Come in questo caso, parlando di VAR, il rigore che ha avuto il Cagliari, il grande Gigi Buffon l'ha parata. Perché, nonostante essendo la prima partita su cui sarà applicato il VAR, la nostra, contro chi poteva essere applicato? Contro il Cagliari? No, nel scherzo. Contro la Juve per forza, Era un rigore che secondo me tanto netto non era, si poteva anche non dare, però è il mio parere, perché è uno contropiede contropiede. E il giocatore del Cagliari cade dopo che la palla ormai l'aveva persa. Oh, è stato fischiato il rigore perché nessuno ha toccato il pallone, solo per quello. È stato considerato un contatto, come ha detto Graziani, un contatto direttamente sul giocatore, ma era piede piede, non era proprio andare addosso al giocatore. Se lui gira Alessandro, se non mi sbaglio, voleva andare sulla palla, solo che è arrivato in ritardo, ha preso il gioco, ma non è che l'ha preso, hanno fatto piede, pianta con pianta del piede, insomma. L'arbitro ha voluto giocare rigore, e invece è pure simulazione, ma è il mio parere, ripeto, voi pensatela come credete, perché hanno tanti amici che stanno vedendo il video, mi stanno ridendo in faccia, no, rigore netto, va bene, ognuno ha il suo parere. Invece, la stessa cosa applicata in altre parti, abbiamo già visto un sacco di episodi. Il Milan, per carità, rigore giusto, espulsione giusta. Ci vuole pure fortuna nella vita. Contro il Crotone, come sparare sulla Croce Rossa. Contro l'Inter, episodio strano. Rigore per l'Inter, va a vedere, si sta 3 ore, guarda il monitor, decide del rigore. Episodio per la Fiorentina, non va nemmeno a vedere il monitor. Tagliavento questo, l'arbitro di Tagliaventus. Decide di cambiare il regolamento a modo suo, Tagliavento, nessuno gli dice niente, tra l'altro neanche lui, ma perché non va a vedere, si fida di quello che gli dicono gli altri, non ricorda, guardate voi, ditemi voi, non so voglia, non vede e non dà il rigore, che secondo me, non perché era contro l'Inter, che sapevo già lì, ma obiettivamente quel rigore per me era netto, era sacrosanto quel rigore per la Fiorentina. Tu se dai quel rigore e lo segna, il rigore se lo segnano, no? Cagliari Docet. Se lo segnano ti cambia la partita, per carità. Come al Torino pure. Al Torino, negato un rigore, rigore, scusate, un gol in fuorigioco che non c'era, perché aveva toccato il difensore la palla. Oh, boh. È così, ma questo va, speriamo che si migliori, una giornata sperimentale, spero che vada meglio nelle prossime giornate. Oh. Secondo me l'errore è che decide tutto l'arbitro. Per esempio dovrebbe essere data la possibilità, secondo me, sarebbe più giusto che fossero gli allenatori, le squadre, le dirigenti, gli allenatori in questo caso, che potessero fare richiesta della VAR, dice sì, richiederebbero nei 5 minuti,
fa niente. Però non è sicuro della decisione. E non solo, ma che andassero a vedere tutte e tre la terna arbitrale, non solo l'arbitro, anche il monito, perché sei occhi vedono meglio di due. Decidono tutti e tre, la maggioranza decide, non l'uomo, perché l'uomo può sbagliare. La maggioranza, pure che sbaglia la maggioranza, vuol dire che non è tanto sbagliato, se decide la maggioranza. Perché vedevate come si scatenava la stampa e tutto il mondo antijuventino se quel rigore della Fiorentina fosse stato, se non fosse stato dato il rigore al Cagliari, per esempio. Con tutto che già la partita comunque stavamo già sul 2-0, forse. Già stavamo già sul 2-0. Quindi non cambiava molto, però. Ma dai, andate a vedere. Ripeto, speriamo che nelle prossime giornate di campionato si migliori questo sistema, si perfezioni e venga usato bene dagli arbitri. Dico solo questo io. Che se no, poi la squadra che ci rimette siamo sempre noi. Non che ci rimettiamo perché sbagliano contro di noi, ci rimettiamo perché tanto sbagliano contro di noi, sbagliano a favore nostro, sempre colpa nostra. Quindi, poi mettiamo la pecora nera. È così. Detto questo, parliamo di mercato. Il mercato. Io spero che in queste ultime giornate ci sia un colpo di coda di Marotta. Sento voci, per esempio, in difesa. Abbiamo dato via Bonucci, una grande bandiera. Bonucci, sì, ne ha fatte di ogni. Ha fatto molti errori. Bonucci, che sono stati anche gravi, però, onestamente. Mi manca. Onestamente, era anche lui una colonna della difesa. Poi addirittura che lo comprano, lo fanno capitano appena arrivato. Non ne potremmo parlare anche, secondo me. Una cazzata proprio. Un giocatore che era una bandiera di un'altra squadra, lo fai arrivare, lo fai diventare capitano. È un'offesa per gli altri, secondo me. Anche se hanno cambiato quasi tutti, sono quasi tutti nuovi, uno faceva l'altro alla fine. Magari l'unico che volesse capire era Donnarumma, quello che è rimasto magari storico. Mortolivo, se non mi sbaglio, c'è ancora, no? Mortolivo. Deve essere Mortolivo, non capita. Sì. Quell'acquisto mi è piaciuto Scesmi, abbiamo acquistato Resciglio, Bernardeschi. Sono buoni giocatori. Matuidi è arrivato finalmente un centrocampista, Matuidi, che è un ottimo centrocampista per carità, però ce ne serve ancora un altro, secondo me. Anche perché al centrocampo abbiamo perso, oltre all'eliminato, abbiamo avuto anche Mandragora, Rincón, il generale mi è dispiaciuto perdere. Sono tre centrocampisti e ne hai acquistato uno. Quindi, secondo me, sì, c'hai Khedira, c'hai Marchisio, che sto sentendo usi su Marchisio che non mi piacciono. Popolo juventino, se si permettono a vendere Marchisio, facciamo la rivoluzione. Mamma mia, non lo devono toccare Marchisio. Io voglio almeno un altro centrocampista, lo voglio, ma uno pesante però, che ci deve servire per la Champions. Secondo me, con quelli che abbiamo, campionato e Coppa Italia, dovremmo stare tranquilli. Per la Champions, dicevo, qualche altro giocatore. È un difensore buono anche, visto la partenza di Bonucci, quello che abbiamo, sì, ma ce ne serve un po' più di spessore, più di esperienza internazionale. Si era fatto il nome di Felipe, che a me piaceva molto, sinceramente, come profilo. Felipe. Però non se ne è detto più niente. Speriamo che alla lunga, alla fine. Poi altri nomi, anche lì davanti, un altro attaccante non mi dispiacerebbe. Nel frattempo che aspetti Piazza, che devi recuperare Piazza. Sì, ho preso Bernardeschi. C'è Higuaín, Dybala, Mandzukic, che per carità sono loro. Bernardeschi hai preso, devi recuperare Piazza, carità dei 5. Però io un altro di peso lo metterei, un altro buono. Tipo di proverei su Schick, che dite voi?
Sembra che non sia abbandonata del tutto la pista chic comunque. Viene spinto verso la Roma, l'Inter è molto interessata. Ma che torna che devi andare a fare all'Inter chic? No, onesto. Già ci hanno soffiato Can Siro pure, è un altro buon difensore. Sembra che vada all'Inter, no, ma che sia già andato all'Inter Can Siro. Bene, tutti i più colpi fatemi voi nei commenti i vostri nomi di mercato, cioè i nomi che secondo voi potrebbe acquistare l'Inter. Perché no? Datemi la vostra formazione tipo, ne parleremo nel prossimo video. Questo, ragazzuoli, se non hai ancora fatto, iscriviti al canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un video. Condividete, 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 mettete tanti like, ogni like è una vittoria per la Juve, quindi mettetene tantissimi per arrivare insieme alla Champions. E altro, tutto qui, ci rivediamo al prossimo video, mi raccomando, sempre solo forza Juve, sono a capo sotto sempre. Avete mai notato quando fanno vedere le immagini allo stadio? C'è sempre quello con la sciarpa a capo sotto. Tanto sono stato io. Ciao a tutti e forza Juve! Il microfono. Forza Juve!